Buongiorno, buongiorno brava gente, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Stamattina il Vangelo presenta davvero una pagina interessante e anche molto forte. Buongiorno Loredana, buongiorno Sabatino, buongiorno Chiara, buongiorno brava gente. C'è un po' di salitina, qui bisogna stare attenti al fiatone, ma stamattina ci sono due simbolismi molto interessanti sul Vangelo e li facciamo, li viviamo, li meditiamo percorrendo le strade di Assisi. Questa è una strada secondaria con i suoi vicoletti che ci ripropone quelle strade che Francesco d'Assisi ha attraversato, che Chiara d'Assisi ha attraversato. Vedete, in fondo, se riuscite a vederlo, c'è il campanile di Santa Chiara, nella chiesa, e Chiara abitava proprio lì. Ed è lungo le strade della vita che in fondo questa pagina ci chiede di essere vissuta, partendo dai nuclei familiari. Ma ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: "Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli della casa sua." Poi continua e arriva alla seconda parte del Vangelo. "Chi accoglie voi accoglie me. Chi accoglie un profeta, perché un profeta avrà la ricompensa del profeta. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa." Quando Gesù ebbe terminato di dare questa istruzione ai suoi discepoli, partì da lì per insegnare e predicare nelle loro città. Una pagina intensa, insegnare e predicare nelle loro città lungo le strade della vita, ed è quello che cerchiamo di fare, di vivere insieme. Intanto partirei dal dono della chiarezza. Gesù non ci vuole neutri, non ci vuole pavidi, né aggressivi, né azzannatori, no? Ma ci vuole uomini e donne che prendono una posizione. E l'immagine più chiara è sicuramente quella della spada. Quando noi pensiamo alla spada e ascoltiamo questa pagina del Vangelo, Matteo 10:34, credo che noi dobbiamo dirci una cosa: cioè, è possibile mai che Gesù venga a non portare la pace? È possibile mai che Gesù ci chiede di non amare il papà e la mamma, i fratelli, la nuora, la suocera? No, è un'immagine simbolica questa della spada, è un'immagine molto densa. Diciamo intanto che una spada non è un calmante, non è una tisana, non è una camomilla. Cioè, la spada è il simbolo di una sana inquietudine, ma soprattutto è il simbolo di una parola che invita a non essere un po' un abito nella nostra vita, ma a diventare carne, ad entrare fino alle giunture. È bello quello che afferma il Cardinal Ravasi con una... Ecco qui, un momentino, mi è caduto un foglio, è solo un attimino. Eccoci qua. Voi avete ragione, amici miei, ogni tanto. E allora, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. E l'immagine della spada che Ravasi richiama,
dice, è presente, sia nel libro degli Efesini, sia nel libro, nella lettera agli Efesini, nella lettera agli Ebrei, c'è una spada che impegna la vita. E ricorda anche un po' il Vangelo di Luca, quando Simeone dice, e sarà segno di contraddizione. La spada, e qui richiama la lettera agli Efesini, la spada dello spirito, o ancora la lettera agli Ebrei, no? Per scacciare l'empio, o ancora l'ultimo libro dell'Apocalisse, dalla sua bocca una spada a doppio taglio per cancellare il male. È interessante questo aspetto, davvero interessante. Quindi Gesù non chiede di non amare i genitori, non chiede, ma ci invita a prendere una posizione dinanzi a lui. E vedete, nel momento in cui noi questa parola la facciamo entrare fin le giunture, entra nella nostra vita, allora cosa accade? Buongiorno, buongiorno, brava gente, così qua. E qua sono gli assisani che prendono un caffè la mattina e dopo mi sa che ci arrivo pure io. Comunque, è una spada che davvero entra fino alle giunture, fino alle giunture. Cioè entra dentro, trasforma la nostra vita. E quando questa parola trasforma la nostra vita, allora cosa accade? Che ameremo i nostri genitori, ma li ameremo alla luce di una parola, che è straordinariamente edificante, bella. E allora forse, i rapporti non saranno dettati da un compromesso, ma da una verità che è buona, che è bella, che è vera. Una verità che armonizza i rapporti. Gesù in fondo ci viene a dire, ma non è che i rapporti sono dettati da un compromesso, non è che i rapporti sono dettati da un far finta di non vedere il male. Voi capite che è davvero una logica diversa quello che ci chiede il buon Dio. Buongiorno, buongiorno, Buongiorno padre, buongiorno, reale è meglio, in televisione non mi piace, va benissimo, siamo in diretta, siamo in diretta. invece di persona è più bello. Vedi, grazie, buona giornata, Ciao, buona buona giornata, giornata buona padre. giornata. E sono amici assisani, eh. Bene. Poi l'altro aspetto, oltre a questa dell'immagine della spada, è quella del bicchiere d'acqua. È come se da un'immagine molto forte, come la spada, arriviamo ad un'immagine, se volete, liquida, per dirla con un filosofo contemporaneo, un sociologo contemporaneo che ha parlato di società liquida. A qui cosa si intende invece, eh? Il bicchiere d'acqua, cioè che il rapporto con la parola, quando questa parola arriva, fino al cuore, quando questa parola ci trasforma, cosa accade? Accade un miracolo, e potremmo chiamarlo il miracolo semplice della vita, quello del bicchiere d'acqua. Allora la riascoltiamo questa parola. Sentite, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Straordinario, eh? Dare un bicchiere d'acqua ad uno di questi piccoli, ai discepoli di Gesù, cioè a coloro che vivono la loro vita, che hanno donato la vita al Signore per donarla a tempo pieno all'uomo. Ma anche i piccoli sono i poveri, gli ultimi, le persone che non vorremmo incontrare, le persone che ci hanno fatto qualche torto. Cioè noi di fronte a queste realtà non ci giriamo dall'altra parte. E allora il bicchiere d'acqua, vedete, il Signore non ci chiede in fondo chissà che cosa. Ci chiede semplicemente, buongiorno, di non girarci dall'altra parte.
Pensate alle relazioni, a quelle semplici, a quelle persone normali che ci sono accanto. A volte facciamo fatica a fargli un complimento. Bravo, vedi, io vedo questo balcone stamattina, vi faccio un esempio, no? E se vedo la palma di casa, dici, ma che bello, cioè la capacità di dire hai fatto una cosa buona, bravo. A volte pare che facciamo fatica a dire grazie, faccio una confidenza, o sapete, no? Molti contatti con diverse realtà del nostro paese, anche grandi, e a volte mi dicono, quando va bene nessuno dice niente, se va male invece stanno lì, partono gli attacchi, eccetera. Non è bello questo, non è bello questo. Cioè, imparare davvero a dare questo semplice bicchiere d'acqua a persone che hanno lavorato, a dire, oh bravo, no, è buono. Ma questa è una dimensione, diciamo, dovrebbe essere una dimensione tranquilla. Ma pensate anche ai rapporti con i poveri. In fondo, signore, lo risottolineo questo, non ci chiede chissà che cosa, ci chiede semplicemente di dare un bicchiere d'acqua. Cioè, io credo, e questa è l'immagine più semplice, in fondo il Signore nel Vangelo l'ha detto, i poveri li avrete sempre con voi. E voi siete chiamati a non girarvi dall'altra parte, ecco il bicchiere d'acqua. Cioè, significa che non facciamo finta di non vedere, a volte anche un sorriso, ma vale più di migliaia e migliaia di soldi che possiamo dare. Allora voi capite, è bellissimo questo passo del Vangelo, la spada, cioè la parola che arriva fin dentro di noi e ci trasforma, fa diventare la vita davvero un bicchiere d'acqua fresca, zampillante, sorgivo, E questo, e concludo e vado alla chiarezza, no, che dobbiamo comunque fare alla base di tutto, e cioè fino a che punto Dio è presente nella mia vita, fino a che punto ho sete di Dio. E termino con un piccolo racconto che dice così: un discepolo, chissà dove stiamo andando e chissà dove vi sto portando stamattina, l'ho fatta tutta a piedi, pensavo di non farcela, invece ce l'abbiamo fatta, perché andiamo un po' in un nucleo familiare che è stato foriero di santità. E termino con questo racconto, la sede di Dio. Un discepolo andò dal suo maestro e gli disse: maestro, voglio trovare Dio. E il maestro sorrise. E siccome faceva molto caldo, invitò il giovane ad accompagnarlo a fare un bagno nel fiume. Il giovane si tuffò e il maestro fece altrettanto. Poi lo raggiunse e lo agguantò, tenendolo a viva forza sott'acqua. Il giovane si dibatté alcuni istanti, finché il maestro lo lasciò tornare a galla. Quindi gli chiese che cosa avesse desiderato di più mentre si trovava sott'acqua. Il discepolo rispose: l'aria, evidentemente. Desideri Dio allo stesso modo e la sua parola allo stesso modo, gli chiese il maestro. Se lo desideri così, non mancherà di trovare lui e la sua parola. Ma se non hai in te questa sete ardente, a nulla ti gioveranno i tuoi sforzi e i tuoi libri. Non potrai trovare la fede se tu non lo desideri come l'aria per respirare. Bellissimo questo racconto, bellissimo questo racconto. È un racconto tratto dai padri della Chiesa, dai detti dei padri del deserto, che ho condiviso con voi per dire che se alla base c'è questa chiarezza, c'è questo desiderio di Dio, allora quella sua parola diventa spada, e quella spada dentro di noi che ci trasforma, che è la parola, diventa un bicchiere d'acqua, cioè diventa una vita che non si volta dall'altra parte. Bene, siamo arrivati qui, stamattina volevo portare, adesso inizio con i saluti a Ida,
che mi ha scritto che oggi ha un esame, coraggio, a Emanuela Giuli, coraggio, ecco qui vola il detto dei padri del deserto, ecco qui, ecco qui. Eccoci qua, ma stamattina avete capito dove stiamo? Siamo da Carlo Acutis, da quest'uomo che per lui l'Eucaristia era l'autostrada di Dio e non si è girato dall'altra parte anche con i suoi genitori. Il 10 ottobre, proprio nella nostra basilica, sarà proclamato beato. Intanto saluto anche Serenella Baldesi che mi ha scritto una lettera interessantissima. E com'è difficile trovare un padre spirituale, eh? Non demordete, non demordete. A Denis Contato che mi ha detto di pregare per me. E poi vorrei, non faccio il cognome, a Monica la vorrei salutare per la violenza che ha subito, che ha subito. Mi ha raccontato una storia incredibile, di violenza, in casa col marito. Coraggio e confidati. La strada che stai percorrendo è quella giusta, almeno penso, e il Signore davvero ti sostenga, il Signore ti sostenga. Buongiorno, buongiorno brava gente, stiamo qui, me l'avete chiesto in tanti, siamo nella chiesa di Carlo Acutis, affidata ai frati cappuccini, dove vedete c'è un estensorio grande perché un po' era il suo amore l'Eucaristia e pensate anche da questa Eucaristia e poi entrava nelle piazze del mondo attraverso il computer e questo è un bel gioco anche dal rapporto con Cristo reale al rapporto col mondo virtuale e viceversa. Credo che questo giovane davvero ha molto da dirci, e rappresenta forse un po' un novello Francesco. Ecco, siamo qui, ci affidiamo a lui. Saluto Francesca. Francesca, stiamo in diretta. È un'anima bella perché sapete, tutte le persone che incontro sono davvero delle persone bellissime. La salutiamo insieme, è una sorpresa. È stata, adesso lo posso dire, è stata la persona che mi ha regalato quell'immagine della Sacra Famiglia, mi ha detto tu fai bene a tante famiglie. Francesco, saluti i nostri amici, eccoci qua. Ciao, San Francesco benedica tutti. Certo, Carlo Francesca. Acutis. Stai in paradiso insieme al buon Dio. E affido anche a Francesca stamattina la preghiera per tutti noi, per tutta la brava gente. Grazie, Padre A Enzo. te ogni Grazie, Dio ti bene. Ti benedica. lascio pregare allora, non voglio disturbare questo momento. Ecco, affidiamo davvero a Carlo Acutis un po' le nostre intenzioni e ci faccia essere giovani dentro, ci faccia essere giovani dentro. Due ragazzi, Carlo Acutis e Francesco d'Assisi. Eccoci qua, qui accanto poi c'è il Vescovato, l'abbiamo detto altre volte, e ora ci imbarchiamo per la via del ritorno. E sì, desidero dirvi davvero la preghiera per tutti voi, per tutti voi. Vi porto davvero tutti sull'altare di Francesco d'Assisi. C'erano altre lettere, ma non la vorrei fare troppo lunga perché sennò ci allunghiamo. Una persona mi ha detto io a volte, Elisabetta, dice a volte sono mal vista perché dico la verità. Questo è un argomento interessante. Il problema non è dire la verità, è come questa verità viene detta, come questa verità viene detta. Perché noi potremmo dire anche delle cose bene, però le diciamo con forte aggressività, creiamo negli altri una repulsione anche alla verità stessa. Ecco, impariamo davvero da Gesù. Vedete, stamattina ha detto,
Voglio essere spada, proprio questa spada che arriva fin dalle giunture. E poi la cosa più importante, partiamo sempre da noi stessi, non partiamo dagli altri, eh? Sono due spunti, quindi stamattina molto interessante. E il Vangelo davvero ci accompagna e ci faccia comprendere, non lo dimentichiamo mai questo, eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non lo dimentichiamo mai che molti non leggono il Vangelo, ma leggono le pagine della nostra vita. Allora terminiamo così. Buona giornata, brava gente, eh? Buona giornata. Mettetelo un commento su questo aspetto, no? Cioè, la consapevolezza che ciascuno di noi è un po' una pagina di Vangelo, una parola di Vangelo, eh? Cioè, come possiamo essere, noi oggi, in una società divisa, una società in crisi, pagina di Vangelo. Bene, allora, cari amici, buona giornata, brava gente, e a domani mattina.